i ragazzi e le ragazze della Vigamus Academy partecipano all'Outdoor Lab. Si tratta di una gita scolastica un po' particolare. In questa occasione evadono dalle aule in modo da poter passare del tempo insieme rilassandosi, ma anche presentando dei nuovi progetti ai compagni del secondo anno, ma anche ai professori dell'Accademia. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è la Vigamus Academy? Si tratta di un corso di laurea triennale che ruota intorno al mondo dei videogiochi. Qui i ragazzi possono studiare il giornalismo, lo sviluppo, la localizzazione, tutto ciò che, come dicevo prima, ruota intorno a questo affascinante mondo. Tutte le lezioni dell'Accademia hanno luogo presso l'Università Link Campus di Roma. E infatti, ragazzi, si sente che sono di Roma comunque. Quest'anno l'Outdoor Experience si è svolto all'interno del villaggio olimpico di Bardonecchia e io, appena sono arrivata, sono stata catapultata, letteralmente, in una caccia al tesoro. Non ero però stata avvisata di una cosa: c'era da correre, e correre tanto. Ogni volta che troverete un ragazzo o una ragazza, vi darà una busta. In questa busta c'è un quesito. Ci sono 6 diversi tipi di quesiti. Di varie, diciamo, materie, ok? Stiamo partecipando a una caccia al tesoro con i ragazzi della Vigamus Academy. Noi che siamo qua? Bardonecchia. Siamo a Bardonecchia, grazie al suggeritore. Innanzitutto io so soltanto che faccio parte della squadra di Super Mario con la maglietta di Pac-Man, ma questo è un dettaglio. Stiamo girovagando per la città, qualcuno mi spiegherà che io non ho capito il gioco. Tu hai capito il gioco? Io non ho capito niente. Va bene. Abbiamo vinto? Arrivato. Ancora. Sono arrivati prima di me, stanno già andando, io non ho risposto. Mi sento esclusa. Diciamo che durante la caccia al tesoro ho fatto un po' di fatica ad integrarmi nel gruppo. Ero proprio come un'intrusa, o perlomeno loro erano molto impegnati a raggiungere il loro obiettivo: vincere la caccia al tesoro. Ce ne sono alcune divertenti, non sono difficile. Vabbè, ma dobbiamo tornare lì, no? Vai, rispondi a questa. Quindi, senti, torniamo là da dove siamo tornati. Esatto, da dove siamo partiti. Ok. C'è un campione legato a Luna, su LOL? Sì, a Diana. Qui? Ok, allora che cosa ti viene in mente con Diana? Ma forse è un tempio. No, mi interessa allora. Caccia, c'è un locale che si chiama Due Merli. Ho anche visto l'emozione di alcuni ragazzi di Roma che non hanno mai visto la neve in vita loro. Sono emozionatissimi, stanno piangendo. Sì. Sono visibilmente commossi. Che teneri. Vabbè, allora ditemelo che volevate proprio punirmi con tutta questa corsa. Vabbè, andiamo intanto, dai. Andiamo. No, ancora no. Io sto risalito le scale, sto riscendendo le scale, dopo le risalirò di nuovo e le riscenderò di nuovo. È tutta palestra. Ho capito, ma non era una caccia al tesoro. Sì. Di nuovo di là, ma io i sassi nelle scarpe. Ma in un momento di dubbio esistenziale. Abbiamo capito? Cosa, quando? Sì, sì, cosa? Sì, è questo qua, il 3, e adesso dobbiamo andare là. Che ho fatto? Niente. Mi hai dato una brutta notizia. Si sta disperando perché dobbiamo di nuovo fare avanti e indietro. Quindi non l'abbiamo risolto, siamo nel dubbio più totale. Una domanda. Una domanda. Per esempio quella arrivata per te. Perché? 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 Quasi. Che se sta matando. Forse abbiamo finito. Forse. Mi fanno di no per la... No? Staremmo a vedere. Solo è giusto. Sì, sì. Il nome è giusto. Il nome è giusto. Il pennello è giusto. Stiamo già dicendo che tutte le cose che abbiamo fatto noi sono giuste, quindi non c'è bisogno di star lì a controllare. Insomma. Abbiamo vinto? No, non ancora. No, una triste notizia. Alla fine... Devo mettere una... Fai silenzio, cortesemente. Grazie. La mia giovane età non mi ha permesso di stare al passo e correre come questi baldi giovani che stanno correndo avanti e indietro misteriosamente, oltretutto. Io non comprendo. Io vado via. Maria, io esco. Io... Stai aspettando il cuore. Io ho deciso di partecipare, ma non era stato specificato le che distanze. C'era. Io sono una signora anziana, non sono giovane come questi qua. Oh. Cioè, vado per i 30. E sei vecchia? Eh sì. Che allora io cosa devo fare? Un piede nella fossa. Esatto. Alla fine con Pietro, quello col piede nella fossa, insomma, siamo rimasti d'accordo che mi avrebbe avvisata a caccia conclusa. Sì, ci siamo, vengo a reclamare il mio premio. Peccato però che quando sono arrivata alla reception non c'era nessuno.
deserto, balle di fieno che rotolavano, vuoto. La caccia al tesoro non era abbastanza, quindi tutti i ragazzi della Big Moose Academy adesso sono andati a... quasi tutti sono andati a sciare, cosa che io non potrei mai fare perché l'unica volta che l'ho fatto mi stavo ammazzando. Tenete conto che noi qua siamo adesso, non so se si legge qua, al villaggio olimpico di Bardonecchia. Questo posto è stato costruito, mi sono informata, ho studiato un sacco, questo posto è stato costruito durante l'epoca fascista e poi è stato ristrutturato nel 2006 per le Olimpiadi, quelle di Torino, quelle invernali. Chi non è andato a sciare perché non si sente tanto sportivo, e ce ne sono un paio di ragazzi che non sono tanto sportivi, hanno deciso di preparare la presentazione che poi dovranno... La presentazione che dovranno presentare domani ai ragazzi del secondo anno. E ho visto prima alcuni ragazzi che armeggiavano con Unreal Engine. Alla fine sono andata a disturbare i ragazzi per farmi spiegare su cosa stessero lavorando. Peccato però che qualcuno ha deciso di disturbare me con una fastidiosissima lavapavimenti. Vediamo cosa stanno facendo. Il mio compito qui è quello di spiarvi. Paura. Questo dovremmo prenderti questa notte per eliminare le prove. Paura, cosa state facendo? Stiamo tripulando. Fanno finta di imparare qualcosa, sì. Studiare. Qua invece cosa stiamo facendo? Qua invece stiamo creando la scena per la demo. Siccome noi ci vogliamo male, siamo degli sporchi masochisti, allora sì? Facciamo la scena. Quindi ieri sera non vi siete ubriacati? No. Siamo stati fino alle 4:30 a mettere le rocce in giro per... Io non l'ho mai visto in Unreal Engine, adesso vi faccio spiegare tutto. Che bello! Dopo essermi fatta spiegare tutto quello che c'è da sapere su Unreal Engine, abbandono i ragazzi al loro triste destino, cioè continuare a lavorare. Io invece sono andata a farmi un giro per il villaggio olimpico di Bardonecchia. Questo invece è l'interno del villaggio olimpico. Infatti guardate qua che cose d'epoca. C'è l'anni di sci bardonecchiano. Vabbè. E questa sera, da quello che ho capito, dobbiamo prendere il Cats of the Snows, il gatto delle nevi. Dobbiamo prendere il gatto delle nevi per andare in baita a bagnare. Non so, scusate, guardate qua. No picture please, thank you. E niente, devo dire che l'ambiente mi è piaciuto tantissimo. Questi ragazzi sono super motivati per portare il gioco, devono preparare tutte le cose, sono... Boh, ripeto, stupita, mi è piaciuto tantissimo. È arrivato il momento di prendere il famoso Cats of the Snows. Questa rimarrà negli annali, il gatto delle nevi, la ripeto per chi non l'avesse sentita. E non so dove sia questo gatto. Miau. Dov'è questo gatto? Uscite il gatto delle nevi. Mi hanno fatto vedere qual è il nostro gatto delle nevi ed è fucsia. Fucsia princess, è un princess gatto delle nevi. Mette per ogni cazzo, salite dove volete. L'avione è quello rosa. Vai. Che meraviglia. Guardate che figo che... Dio. Però anche quello l'altro non era male. Ammazzarci, aiuto. Ciao Fiona. Ciao Anna. Fermi tutti, questo è il momento disagio, perché io con Anna, dopo essermi presentata, ho iniziato a parlare velocissimo in italiano. La vedevo che ero un po' così, del tipo che mi guardava con lo sguardo... Che cosa stava dicendo questa cacazza? Infatti ho scoperto che Anna è tedesca e parla pochissimo italiano. L'ho scoperto perché quando sono arrivata al ristorante... Dopo essere arrivata al ristorante l'ho sentita parlare in inglese coi ragazzi. Ho detto, scusate, ma voi perché parlate inglese? Perché io sono tedesca. Ah, ok. Ma Finmorro, siamo tutti chiusi qua dentro. A te, fotografa. Quindi che paura. Dovremmo essere... No, non è vero. La musica. Chi cade per primo? Vai! Tu che ti sei sporta! Vai! Guido io dopo! Porta i bombuti! No! Non lo fare! Ti aspetti da una baita importante? No, che mi aspetto dai miei compagni! Guarda come si danno una mano tra...
Bacio, bacio. Tu esageri sempre. Io esagero sempre. Guardate che figata questo posto. Sì. Gira veloce, 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 veloce senza morire. Due miei! Posto, mi dispiace. Per te non c'è niente. Vabbè dai, mi sento buona. Te ne do uno. Cosa state facendo qua? A schifo. Questo è il momento finale della cena in cui c'era tantissimo rumore e non riuscivo a riprendere quello che stava succedendo perché si sentiva praticamente solo il rumore. In poche parole, i ragazzi del secondo anno mi hanno spiegato che il giorno dopo avrebbero dovuto giudicare i lavori dei loro compagni del primo anno insieme ai professori. Mi sembravano un po' perfidi perché erano tipo domani li giudichiamo. Sarebbe piaciuto fare anche a me una roba del genere, purtroppo però sono dovuta tornare a casa. Finita la cena, in mezzo ai ghiacci, mentre aspettavamo il Cats of the Snows, che ormai tutti conoscete, insieme ai ragazzi ci siamo scambiati un po' di opinioni su tutto quello che loro studiano, cioè sulla parte, diciamo, giornalistica, sul web in generale. È stato un confronto molto interessante. Vincialo! È finita la cena e adesso si gattonevizza. Aspetta, come si apre qua? Ah! Ma che figata questo coso! Shining! Sono tornata sana e salva dal Cat of the Snows, dal gatto delle nevi. Sono tornata al villaggio olimpico. Domani i ragazzi hanno un po' di roba da fare, io purtroppo devo tornare a Milano. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tantissimi like, tanti commenti, ma soprattutto tante iscrizioni che servono per pagare l'affitto a questo gigantesco castello che stiamo costruendo insieme a voi. E ultima cosa, ricordate di iscrivervi al nostro canale Telegram, perché solo lì trovate le cose divertenti, la roba divertente, quella buona. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao!